la 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 la, passeggiando nel bosco. Papino, ma stiamo registrando? Ma Kevin, certo che stiamo registrando! Ah, oh ragazzi, scusatemi! Ciao ragazzi e benvenuti sul nostro canale, il canale Mac Gabri. Siamo andati in edicola e abbiamo trovato il primo numero dei audiofiabe! In edicola da Shet! Il primo numero costa 1,99€. Wow, speciale prima uscita! La prima uscita delle audiofiabe è Cappuccetto Rosso! Le storie più belle di sempre. Kevin, cosa troviamo nel primo fascicolo? Troviamo il libro con dentro la storia di Cappuccetto Rosso e poi c'è un personaggio in 3D. Ma che belle queste fiabe! Papà, ma ci dici come funziona? Ma è semplicissimo! Qui dice, mettimi sullo speaker e inizia la storia. Quindi, dobbiamo avere questo speaker e poi quando ci mettiamo sopra il personaggio 3D inizia l'audiolibro che ci racconta la favola di Cappuccetto Rosso. Ragazzi, andiamo a vedere il retro. Allora, sul retro del fascicolo troviamo la collezione che è composta da 60 fascicoli. Mamma mia! Sono proprio tanti, sì, ma ci sono tutte. Ma svengo, le... ragazzi. No, non svenire. Ma ci sono tutte le fiabe più belle. Leggi. Ma questo qui è un esempio di qualche fiaba che uscirà. Allora, Cappuccetto Rosso, I Tre Porcellini, Pinocchio, Il Gatto con gli Stivali, Hansel e Gretel, Il Soldatino di Piombo, La Bella Addormentata nel Bosco e Il Brutto Nardoccolo. Leggi e ascolta le più emozionanti storie di sempre. Allora, qui c'è una panoramica di vari personaggi 3D, delle varie fiabe, quindi ogni personaggio 3D ci permette di attivare la favola. Ad esempio qui vediamo Pinocchio, I Tre Porcellini, Cappuccetto Rosso. Una collezione per tutta la famiglia, con le più belle fiabe di sempre. Li scopri insieme ai tuoi figli le storie intramontabili dei personaggi più amati della tua infanzia. Cappuccetto Rosso, I Tre Porcellini, Pinocchio, Il Gatto con gli Stivali e molti altri. Tra 2 settimane in edicola uscirà il secondo fascicolo a un prezzo di 9,99€, dove all'interno troveremo lo speaker indispensabile per poter attivare le audiofiabe e poi ci sarà la micro SD card con l'audio delle prime 30 storie e in più troveremo il fascicolo della fiaba dei Tre Porcellini e ovviamente il personaggio 3D. Quindi non perdetevi la seconda uscita che è indispensabile per far funzionare le audiofiabe. Certo, certo, non ce la dobbiamo proprio perdere. Questo qua ci vuole proprio. Beh, però papà, mi fai sentire una fiaba? Ma ancora non possiamo, Kevin, ci manca lo speaker. Mi ci metto io sopra, ecco, sono sopra. Ma quello è finto di speaker, la e non funziona. La storia di Kevin. Com'è la fiaba di Kevin? In realtà non lo so. Non c'è nessuna fiaba di Kevin, ma non può funzionare. Va bene, questo non esiste. Però procediamo subito con l'unboxing. Ragazzi, procediamo ad aprire la storia di Cappuccetto Rosso con il libro. Ecco, ragazzi, ce l'ho fatta. Chiudiamo questo articolo. Che bello! Qui c'è il Cappuccetto Rosso. Questa qui è la pagina del libro. Ragazzi, è fatta proprio bene questa fiaba. Che disegni, che colori, bello. Quindi la possiamo sia leggerla e sentirla con lo speaker. Certo. Il Cappuccetto... Oh, il lupo. Ecco quel cattivone del lupo, ragazzi. Ecco qua il lupo. Poi qui c'è la nonna, adesso niam, si è mangiato un
nonna. È mangiata già. Aiuto. Adesso sta dormendo e poi boom, gli sta sparando. E poi stanno cenando tutti insieme con una bella torta. Miam miam. Papà, ma sono fatte proprio bene queste fiabe. Ora andiamo ad aprire Cappuccetto Rosso. Ecco, adesso ci vado a scartucciare. Adesso sto quasi riuscendo. Ecco, Cappuccetto Rosso, sì! Guardate com'è fatta bene Cappuccetto Rosso. Che bel cestino. Lì dentro, gnam gnam, ci sarà tantissima pappa buona. Ciao ragazzi, io sono Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso, mi piace andare nel bosco e non ho paura dei lupi. Davvero non hai paura dei lupi, Cappuccetto? Oh, forse hai ragione. Nella fiaba io ho paura. Ah, aiuto, aiuto, allarme lupi, allarme lupi, allarme lupi. Ah, un lupo. Ma Cappuccetto, andare dentro lì. No, Cappuccetto, ma quello non è un lupo. È solo Kevin, la nostra mascotte. No, via, 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 via. Non è un lupo. Via, via. Ah no? Ma è d'amicizia, dai. Ciao, io sono Cappuccetto Rosso. Io sono Kevin. Piacere di conoscerti. Io sono la mascotte del canale Mac Gabri. Avete un libro sul koala? No? Ma ci sono tantissime fiabe bellissime. Uffa. Quando avrai lo speaker, Kevin, puoi sentire la mia fiaba? Certo, ma anche quella dei tre porcellini che uscirà insieme allo speaker. Ah sì? Non lo sapevo. Va bene, li ascolteremo insieme. Sì, favole, favole, favole. Ehi, compratemi subito lo speaker, se no vi spacco il cellulare. Sì, ma no. Compratemelo, compratemelo. Scommetto che ne dico. Hai ne dico. Sì, vieni Kevin, Kevin, compriamo subito sto speaker, un attimo. Dacci tempo, dai il tempo in edicola di uscire, un attimo. Va bene, va bene, va bene. Chi è questo lupaccio? Ma non lo sai Kevin, quello lì è il lupaccio che mangerà la mia nonna. Oh, è proprio un cattivone. Do tanti calci e tanti pugni. Ecco, ti sta bene il brutto lupaccio. Vedi Kevin, questo qui è il lupo adesso che si sta andando a mangiare la mia nonna. Scappa nonna, scappa, scappa, scappa. Wow, non può scappare. No, nonnina, scappa, scappa nonnina. Che succede? Come che succede? Adesso io vado dalla mia nonna, però se ce l'ha già pappata. Vedi che nel letto c'è il lupo? Ah sì, ho visto. Vedi, adesso è arrivato un cacciatore, almeno così ha salvato me e la mia nonna. Evviva, 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 evviva. Brutto lupaccio, brutto, 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 brutto lupaccio. E vissero felici e contenti. È proprio bella la tua fiaba, Cappuccetto Rosso, è stato proprio bello conoscerti. Bene ragazzi, il video finisce qui, mi raccomando mettete un bel like di fiabe se vi è piaciuto il video. E vi salutiamo io e Cappuccetto Rosso. Ehi Kevin, devo fare una cosa. E cliccate qui per iscrivervi al canale. E qui per non perdervi le altre uscite delle nostre fiabe. E non vi perdete la prossima uscita con i tre porcellini e lo speaker. Così vi sentirete tutte le favole che volete. Ciao, io vado nel bosco. Wah, wah. Ciao, 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 attento al lupo però, eh. Sì, ciao, ciao. Ah, un lupo.